Per molte famiglie, la gestione del proprio caro può risultare una sfida difficile. Family Care supporta le famiglie nella ricerca. Valuteremo la badante più idonea in base al fabbisogno reale della persona. Per ulteriori informazioni potete trovarci in via Magenta 6 a Gallarate. Ben ritrovati con il notiziario di prealpina.it. Grave incidente stradale nella notte di oggi sulla strada per Malpensa. Costato la vita a un giovane di 22 anni residente a Nosate. Vediamo il servizio di Luigi Crespi con le immagini di Walter Todaro di Publifoto. Una serata tra amici, poi l'auto che all'improvviso sbanda e si infila sotto il guardrail, sradicando una ventina di metri di barriera. Nicolò Sposara aveva 22 anni e morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori. Il suo amico di 19, ricoverato in gravi condizioni alle guardie di Milano, ha una brutta frattura alla gamba e la prognosi è riservata. Il terzo giovane che si trovava in macchina con loro a 20 anni abita a Novara. Non si è fatto un graffio, si considera un miracolato. L'ennesimo incidente che ha inseguinato l'asfalto della statale 336 per Malpensa, avvenuto alle 2 di questa mattina. L'Audi A3 con i tre amici provvedeva in direzione dell'aeroporto, i tre stavano tornando a casa. Nicolò era alla guida, è probabile che la sua intenzione fosse quella di imboccare lo svincolo di Ronate Pozzolo, per poi da lì arrivare a Nosate, dove tutti lo conoscevano e stimavano. L'auto è sbandato verso sinistra, ha urtato il guardrail che separava le due carreggiate della superstrada. La barriera si è deformata, ma ha retto. L'auto si è incastrata sotto le lamiere e si è girata su se stessa. Fin dal primo momento è stato chiaro che le condizioni di Nicolò erano disperate. Precipita durante una camminata ad alta quota a Macugnaga, è grave un escursionista di Varese. Il servizio è di Marco De Ambrosis. Due gravi incidenti in montagna in questo periodo di feste. È ricoverato in condizioni critiche al CTO di Torino un 34enne varesino. L'escursionista è precipitato alle pendici del Monte Rosa, cadendo lungo un ripido pendio questa mattina, mentre percorreva il sentiero che conduce all'Alpe Roffestaffer, località posta a 1905 metri di quota, sulle alture di Macugnaga. È stato un runner che stava percorrendo quel sentiero a trovare il varesino riverso a terra e a lanciare l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori della stazione di Macugnaga del soccorso alpino e l'elicottero del 118. La situazione è apparsa subito gravissima ai soccorritori. Il 34enne, che nella caduta ha riportato diverse fratture e numerosi traumi in tutto il corpo, è stato intubato e poi trasferito in elicottero al CTO di Torino. Le sue condizioni vengono definite molto gravi. Un altro incidente, questa volta in Valsesia, si è verificato il giorno di Natale. Protagonista un turista inglese di 75 anni, precipitato sulle alture di Alagna, nella zona della Bocchetta delle Pisse, a 2.396 metri, dove stava compiendo un'escursione. Il pensionato è ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Novara. Semina il panico fuori dalla stazione di Varese, spesso protagonista di episodi di scontri e tensioni. Denunciato un uomo marocchino. Il servizio è di Massimiliano Martini con le immagini blitz. Ubriaco ha aggredito il capostazione e i poliziotti, prendendo a sassate l'ufficio della Polfer. È stato un pomeriggio a Santo Stefano animato alla stazione ferroviaria del nord di Piazzale Trento a Varese. A fare le spese della furia di un extracomunitario è stato un addetto dello scalo, che ha avuto come unica colpa quella di essersi preoccupato delle condizioni di quell'uomo a terra. Erano circa le 17.30, al capostazione ha notato lo straniero che appariva a dir poco confuso. Si è avvicinato per vedere se stesse bene e l'immigrato ha reagito in modo violento sferrandogli un pugno. Poi ha raccolto delle pietre dalla massicciata e le ha scagliate contro la porta del presidio della polizia ferroviaria rompendo i vetri. Infine ha insultato e spintonato i poliziotti. Il 38enne marocchino è stato denunciato a piede libero. Restiamo a Varese, dove è stato rubato il bambinello del presepe posto fuori dalla chiesa Madonnina in Prato, già oggetto in passato di episodi simili. Vediamo il servizio della redazione con le immagini blitz. Quest'anno il ladro del presepe artistico della Madonnina in Prato, nel rione varesino di Biume Inferiore, ha preso di mira Gesù Bambino. Dopo le balle di fino del 2019 e le pecore del 2020, a prendere il volo è stato il pezzo più pregiato, almeno dal punto di vista simbolico, della natività che da alcuni anni viene allestita nell'aiuola antistante la chiesetta barocca, ufficialmente dedicata proprio alla natività di Maria. Realizzato dagli amici del presepe in sagome di ferro di grandi dimensioni, dipinte da un giovane writer di origine albanesi, la sacra composizione di Biumo ricorda la natività per eccellenza, ed è proprio questo che in fondo colpisce di più.
In un'epoca che fa del consumismo la sua nuova religione, commenta il parroco Don Carlo Garavaglia, viene rubato il figlio di Dio in fasce. È forse il segno che, nonostante tutto, il bambinello suscita ancora timore, al punto da volerlo togliere di mezzo. Per eseguire una radiografia alla caviglia, aveva chiesto alla sventurata paziente di svestirsi e rimanere con indosso solo l'intimo. Non solo, ad altre aveva chiesto di rimuovere anche quello, poiché appunto aveva spiegato che gli indumenti addosso avrebbero compromesso la buona riuscita dell'esame. È indagato per violenza sessuale aggravata un tecnico radiologo dell'ospedale di Gallarate. Gli investigatori, guidati dal vicequestore Luigi Marsico, hanno eseguito una perquisizione a carico dell'uomo, effettuando anche la copia del suo telefono cellulare, sul quale c'era traccia di due fotografie di pazienti realizzate all'insaputa delle vittime. Dal 5 gennaio acquisti al risparmio con l'apertura della stagione dei saldi invernali a Varese e in tutta la Lombardia. Gli sconti proseguiranno fino al primo weekend di marzo. Vediamo il servizio di Renata Manzoni. Saldi ai blocchi di partenza dal 5 gennaio 2024, almeno in Lombardia, giorno che cade di venerdì e non più, come canonicamente accadeva, di sabato. Di fatto ricalcando quello che già è stato fatto per i saldi estivi che sono cominciati il 6 luglio, che era un giovedì. In questo modo si pensa che il consumatore sia agevolato, abbia più giorni e più tempo per fare acquisti, per trovare magari il capo che già per le vacanze di Natale era già stato trovato, controllato, rivisto nel colore esatto, ma che purtroppo in quel momento costava troppo. Possiamo dire anche che subito dopo le vacanze natalizie il periodo dei saldi non è anticipato, ma che comunque il ribasso e lo sconto, soprattutto se l'esercente conosce il cliente, può già avvenire, quindi non è proprio sempre necessario attendere la data precisa prevista insomma, dalla regione. E questo perché, come in altri stati europei e anche esteri come gli Stati Uniti, il periodo dei saldi è sempre più largo, sempre più ampio, sempre diverso e ognuno si regola come crede. Sarebbe possibile fare così anche da noi? Questo non si sa, può darsi che a qualcuno ciò convenga, ad altri forse no. È un dibattito che si potrebbe aprire e che potrebbe forse consentire una liberalizzazione di questi ribassi, in modo tale che sia la capacità imprenditoriale di ciascun commerciante a farla da padrone. Botti di Capodanno, come proteggere i nostri amici a quattro zampe? Vediamo il video realizzato dall'Organizzazione Internazionale Protezione Animali con i consigli per evitare le conseguenze anche gravi ai nostri amici a quattro zampe. Teniamo gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi. Non lasciamoli soli, stiamo loro vicini, mostrandoci tranquilli e cercando di distrarli. Non lasciamoli in giardino, teniamo in casa e in un luogo protetto gli animali che abitualmente vivono fuori per scongiurare il pericolo di fuga. Teniamo alto il volume di radio o televisione, chiudendo le finestre e le persiane. Lasciamo che si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato. Durante le passeggiate teniamoli al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali, per evitare fughe dettate dalla paura. Facciamo visitare l'animale da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto. Evitiamo soluzioni fai da te, somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico. Organizziamo una gita fuori porta per trascorrere il Capodanno in luoghi lontani dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi. Chiediamo al nostro comune un'ordinanza contro i botti e sensibilizziamo l'opinione pubblica su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi per gli animali domestici e selvatici.
Varese Basket ha presentato ufficialmente Nico Mannion, che ha esordito a Pesaro. Sentiamo le parole del giocatore che racconta del suo arrivo nella squadra biancorossa. Vediamo il servizio di Giuseppe Sciascia con le immagini Blitz. Secondo me era l'opportunità di giocare. Ho 22 anni e tutti qua sappiamo che sono stati 2-3 anni per me difficili mentalmente e fisicamente. L'opportunità di venire qua e giocare e essere in campo tanto, che l'unica cosa per crescere è devi giocare. Quindi io voglio crescere, voglio giocare. Quindi quello era per me la cosa più importante. Quindi per te è una sorta di occasione di riscatto questa? Credi ancora? Riscatto? It's like a revenge. Okay, No, non tantissimo, cioè è più per me stesso. Ho la voglia di giocare, è solamente quello. Nico, cosa ti ha detto Luis nei giorni della trattativa? Cosa ti diceva? Che mi voleva, che voleva che venivo qua per essere me, per giocare come Nico, come mi ha visto giocare primo, di essere me, quella è la cosa più importante per lui che mi aveva detto. E per stasera è tutto, le notizie di prealpina.it tornano domani, sempre alle 19. Una buona serata a tutti.